In che modo la tua guida interiore aiuta gli altri a trovare la loro strada? Ciao, sono José, autore e ricercatore con il focus sul rapporto tra spiritualità e ricchezza e sono qui con Anna Maria Ghinet, ideatrice del coaching energetico e delle riprogrammazioni energetiche del punto zero. E siamo insieme i direttori della scuola di coaching energetico con cui abbiamo tenuto corsi in tutti i continenti del mondo, tranne Australia e Antartide. In questo video parliamo di come trovare la tua guida interiore per aiutare gli altri a trovare la propria strada. Il primo passo per aiutare gli altri a trovare la propria strada è trovare la guida interiore, perché solo così puoi realmente essere felice e trasmettere felicità a chi ti sta intorno. Inoltre, trovare la guida interiore è l'unico modo che esiste per trovare la propria strada. E se vogliamo aiutare gli altri a trovare la propria strada ed essere felici, dobbiamo farlo noi per primi. Noi siamo come delle stazioni radio ed emettiamo costantemente delle frequenze. Per rendere felice chi ci sta intorno, dobbiamo emettere delle onde della stessa frequenza su cui desideriamo sintonizzarci, la frequenza della felicità. Quando saremo sintonizzati sulla frequenza della felicità vera, allora la trasmetteremo e saremo in grado di vedere felice anche chi è di fronte a noi, familiari, parenti, amici, genitori e figli. Se ci preoccupiamo per chi ci sta vicino, trasmettiamo preoccupazione. Se siamo in ansia per qualcuno, trasmetteremo ansia. Quindi, per trasmettere felicità, il nostro unico modo per riuscirci è essere felici. Ora, il problema sta nel non confondere la felicità vera, l'entusiasmo e la gioia vera con l'euforia. L'euforia è una cosa bella, ma è momentanea ed è un concetto mentale. Entusiasmo invece significa essere in Dio ed è uno stato che si può raggiungere solo lavorando su se stessi, riprogrammando tutti i programmi che ci impediscono di essere in contatto con la nostra guida interiore. Cosa significa trovare la guida interiore? Significa essere nel presente, avere il contatto col proprio corpo, essere quindi fuori dai programmi della mente ed essere in connessione con il nostro cuore e il nostro spirito. E infatti nei prossimi due video ci occupiamo proprio di cuore e spirito. E tu sei mai stato in contatto con la tua guida interiore? Scrivici qui sotto nei commenti e noi lo leggiamo. Se hai compreso l'importanza di queste informazioni e di quanto sia importante integrarle nella tua vita per il miglioramento della tua vita e delle persone che ti sono vicine, allora clicca sul link qui sotto ed iscriviti all'Energy Club, perché nei prossimi 12 mesi è proprio questo il programma che terremo, ossia come integrare nella tua vita questa mentalità che noi chiamiamo mentalità Coach Mindset. Ti ringrazio perché hai guardato questo video. È importante che tu lasci un piccolo segno del tuo passaggio e anche perché sapremo risponderti nei prossimi video. Un abbraccio e tanta luce.